Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Radi e oggi voglio mostrarvi i miei nuovi stivali O'Neill RMX. Ed eccoci qui con i stivali ben arrivati. Si presentano in questa scatola della O'Neill. Questi sono i stivali RMX, che sono praticamente stivali per enduro, se così possiamo dire, però per lo più da motard. E questo è uno dei motivi per cui ho deciso di prenderli per andare in giro con la mia moto, visto che vanno bene per il motard, perché non potrebbero andare bene per la strada. E poi per altri vari motivi che adesso andrò a elencare man mano che vado avanti nel video. Volevo solo di darvi una considerazione. Allora, qui possiamo vedere i numeri. La cosa comoda di questi stivali è che arrivano fino al 49, quindi chi mi conosce, mi segue, sa che sono un po' grande. Ho scelto questi stivali proprio perché ci sono misure grandi. Il motivo per cui ho voluto prendere stivali da cross è avendo un numero più grande di quello che normalmente porto. Io porto 48, qui abbiamo 49, volevo uno stivale con un numero più grande così da stare più comodo, in quanto io normalmente ho questi stivaletti qui, che sono un 48, però sono un po' stretti qui davanti, quindi a lungo andare, schiacciandomi le dita, mi ritrovo un po' le dita dei piedi doloranti, e tra l'altro sono un po' bassini qui dietro. Essendo alto, il pantalone arriva proprio a questa altezza qui, quindi quando piove ho l'acqua che mi arriva, che mi entra dentro lo stivale. Quindi questo è uno dei vari motivi per cui ho voluto prendere questi stivali. Prima di ordinare questi avevo ordinato un paio di O'Neill Rider Pro, un altro modello di stivale molto più da fuoristrada, il quale ho reso per due motivi. Il primo è il numero troppo grande. Allora, se avete un piede grande vi consiglio l'O'Neill, perché hanno una misurazione più grande. Infatti il 49 era sì e no un centimetro più grande della misura normale. Avevo il piede all'interno molto libero, nel senso erano più larghi e più lunghi del solito, quindi sono ritornato al 48 e il 48 mi sta benissimo, con un po' di spazio in più. Quindi quello è uno dei due motivi per cui l'ho rimandato indietro, e l'altro motivo è l'imbottitura all'interno dello stivale, che era quasi inesistente, se possiamo dire. Quindi la protezione sulla caviglia mi andava a schiacciare sull'osso, e non avendo tanta imbottitura lì, praticamente sentivo la X dello scheletro della plastica che mi spingeva sull'osso e faceva male senza muovermi, quindi figuriamoci se mi muovevo. L'avevo preso solo perché erano scontati, erano poco più di 100 euro, e però sinceramente ve li sconsiglio. Poi se volete andare al risparmio, sì, potete provarli, ma non sono il massimo. Anche la fibbia non era tanto comoda, diciamo. Però vabbè, adesso tralasciamo quello e torniamo al nostro stivale. Come ho detto, O'Neill, il marchio arriva fino al 49, 49 è molto largo, anzi tutte le misurazioni sono di un centimetro, mezzo centimetro più grandi, quindi se siete, avete una misurazione, che ne so, con un numero e mezzo, tenete il vostro numero, facciamo finta siete un 47 e mezzo, prendetevi il 47 e così via, non prendete il numero più grande. Andiamo ad aprire adesso la scatola, e gli stivali si presentano così. Abbiamo il classico manuale con le varie informazioni, certificazioni varie, che non ci interessano. E passiamo direttamente allo stivale, che è questo qui. Ed ecco il nostro stivale. Abbiamo qui davanti quattro fibbie,
bloccare e stringere lo stivale a seconda del nostro fabbisogno. La parte esterna è fatta in finta pelle, la parte interna invece partendo dalla punta fino a qui al lato è di plastica, plastica dura, infatti questa è anche la protezione qui per la caviglia. Parte dietro abbiamo una parte qui morbida, sopra anche c'è una mezza specie di finta pelle morbida, sotto tutto il colletto è bello imbottito, quindi non dovrebbe darvi fastidio ai lati. Qui davanti abbiamo una protezione gommata in plastica per la tibia, altra cosa in più che normalmente non abbiamo nel nostro stivale da touring, protezione per la tibia. Poi qui sotto la nostra suola, come ho detto, sono per motard, quindi abbiamo una suola piatta, gommata, semi-morbida, così al tatto. La cosa interessante è che qui al centro c'è anche una placca di metallo, così da tenere il piede e non farvi piegare il piede nel caso di una caduta e farvi male, invece la punta è libera. Lo stivale, adesso così appena arrivato, è molto rigido, quindi bisognerà lavorarlo un po'. Poi dimenticavo, qui da questo lato abbiamo una parte finto camoscio, che serve anche per isolare la gamba dal motore, quindi se abbiamo una moto abbastanza calda questo ci isola e evita anche i graffi e pressioni varie. Andiamo a vedere lo stivale dentro. Allora, le fibbie si aprono in questo modo. Abbiamo tutta la cinghia che entra dentro la fibbia e poi viene tirata un po' come gli scarponi da sci. Apriamo tutte e quattro. Abbiamo il vetro e togliamo l'imbottitura. Questo è lo scarpone all'interno. L'imbottitura tutta intorno qui sulle protezioni, come dicevo prima, è morbidissima, molto comoda. Abbiamo la guarnizione per la pioggia che arriva fino a qui, un po' più in alto, anzi, dei classici stivaletti. Non protegge tutto, ma comunque mettendo il pantalone sopra non avremo problemi di acqua che ci entra dentro. Poi andiamo dentro la soletta. Abbiamo questa soletta ergonomica gommata, che poi qui c'è scritto un 47, e poi al centro, se si vede qui nel video, è bombato così per l'ergonomia del piede, quindi siamo molto comodi all'interno. E lì sotto penso che si vede la placca di metallo per il supporto. Altro motivo per cui ho preso questi stivaletti è anche per le protezioni, nel senso che i classici stivaletti che noi abbiamo una protezione fino alla caviglia. Poi abbiamo anche per la tibia, infatti se vediamo qui sull'etichetta è tutto di livello 2, livello 2, livello 2, livello 2 e 2, quindi è un'ottima protezione per le nostre gambe, soprattutto se ci capita di cadere e ci cade la moto sulla gamba, comunque il fatto che è alta ci proteggerà anche dei vari dello strusciare della moto e la gamba. Tanto un piccolo confronto tra il vecchio stivale e il nuovo stivale, vedete la differenza che c'è in altezza e poi la morbidezza di questi vecchi stivali in confronto alla rigidità, e non ho neanche chiuso di questo. Sì, da una parte saranno molto rigide, quindi sicuramente mi troverò un po' scomodo nel frenare. E va bene, nel caso mio io ho il DCT, quindi non avrò problemi nel cambio, ma per chi ha il cambio sicuramente dovrà almeno regolare un po' più in alto la leva del cambio, perché qui è più spesso e i primi chilometri, il tempo che si ammorbidisce, perché effettivamente la punta non riesco neanche a piegarla a mano. Lo stivale vi troverete un po' scomodi, però non vi scoraggiate, come qualsiasi scarpa piano piano col tempo si ammorbidisce tutto e diventa più flessibile. Infatti, un'altra cosa che è da fare appena comprati gli stivali, prima di partire, è ammorbidirli a mano,
Infatti non basta nient'altro che prendere lo stivale per la punta, infiliamo la mano dentro e schiacciamo la punta finché non si piega, così da, con il nostro peso, da ammorbidire un po' la punta del stivale. E poi facciamo la stessa cosa per la caviglia, quindi pieghiamo parte della caviglia, così per deformare un pochino qui quest'angolo che è fatto apposta per la piega della caviglia e ammorbidire il nostro stivale. Una volta fatto questo con le mani, lo rifacciamo per un altro paio di secondi con i piedi, quindi infiliamo i stivali e li ammorbidiamo in questo modo. Poi la regolazione della distanza per la fibbia è semplice. Allora, se vogliamo accorciarlo basta spingerlo dentro, entra con le varie tacchette. Se vogliamo tirarlo fuori dovremmo tirarlo indietro e poi tirarlo fuori. Chiaramente queste cinghie sono tutte rimovibili e sostituibili. Come potete vedere, questa è la cinghia. Possiamo semplicemente tirarle fuori e nel caso si rompessero si possono comprare quelle sostitutive e cambiarle, e poi si reinseriscono di nuovo così, spingendo dentro, e siamo pronti. Stessa cosa, anche le fibbie sono fissate con due bolloni, due viti. Nel caso si rompesse basterà svitarlo e comprarne una nuova. Come ho detto, con lo stivale così alto abbiamo due opzioni: sia col pantalone sopra, e io che sono alto, questo mi serviva proprio in questo modo. Il pantalone copriva il piede, nel caso di pioggia non ho l'acqua che entra dentro. Oppure anche col pantalone dentro, però lo sconsiglio con i pantaloni da touring, perché sono abbastanza spessi, soprattutto la parte della cerniera, l'imbottitura interna, quindi ci troveremo qui schiacciati dal pantalone. Ma con i jeans lo posso fare, sono fini e nessun problema infilarli dentro. Quindi è un po' di giorni che sto usando questi stivali e devo dire che sono troppo comodi, sono comodissimi. Diciamo che con la suola un po' più spessa che hanno, quando salite sulla moto sentirete che le gambe stanno un po' più in alto del solito, ma questo non è un problema. La suola è bella rigida, quindi sicuramente non avrete la sensazione come con gli stivaletti classici da touring con la punta. Infatti il freno diciamo che non lo sento, so dov'è, quindi schiaccio e freno, questo non è un problema, però non ho la sensazione che normalmente avrete con un classico stivale da touring, si sente il pedale. La stessa cosa per il cambio, la punta non si piega, quindi avrete difficoltà sicuramente a cambiare le marce, dovrete usare tutta la caviglia invece che solo la punta. Io questo problema non ce l'ho, che qua non ho pedale, visto che ho il DCT, quindi il piede rimane fermo lì e non si muove. L'altra cosa che mi piace un sacco di questi stivali, allora, prima di tutto l'imbottitura all'interno, ha un'imbottitura molto comoda su tutta la gamba, imbottitura traspirante. Infatti dopo un giretto lungo che mi sono fatto avevo tutta la gamba asciutta, dal tallone fino alla fine dello stivale la gamba era asciutta. Invece chiaramente questo è normale, stando chiuso, la punta, le dita erano un po' bagnati, un po' sudati, ma è normale per uno stivale del genere, tutto chiuso lì davanti è un po' difficile aereggiare la cosa. Il supporto è molto comodo anche quello, diciamo che con tutte queste fibbie una volta chiuso avete la gamba ferma, sentite una sensazione di sicurezza, è un po' come i stivaletti da snowboard, se fate snowboard, però un po' più morbidi,
perché comunque danno la possibilità di muoversi un pochino. Poi piano piano che le sto usando si sta ammorbidendo sempre di più, quindi si piegano ancora di più sulla parte della caviglia, mentre all'inizio sono completamente rigide e troverete forse un po' scomodi i primi giorni, perché no, non vi si piega proprio la caviglia. Questa cosa però per me ha un lato molto positivo, visto che soprattutto recentemente mi sono rotto il menisco e stando sulla moto mi fa male il ginocchio. Con queste qui la cosa bella è proprio quello, che il peso della gamba va a appoggiarsi sullo stivale, quindi non andando a sforzare il ginocchio e la caviglia, viene distribuito tutto sulla tibia, sul supporto della caviglia e tutto. E in confronto, se guido la moto senza questi stivaletti e con gli stivaletti quasi mi passa tutto il dolore al ginocchio, ovviamente tranne alcune posizioni strane che mi metto, lì inizio a sentire questo menisco rotto. Però guidando così con questi stivali invece quasi non lo sento. Tutto il peso della gamba, come ho detto, viene distribuito sullo stivale ed è troppo comodo. Quindi ne valsa la pena questo acquisto? Indubbiamente sì, per me almeno sono molto soddisfatto, mi piacciono troppo. La cosa comoda che cercavo soprattutto, che mi interessava, era che sono alti, quindi andranno sotto al pantalone, così nel caso di pioggia non avrò l'acqua che va dentro lo stivale. Ah, tra l'altro, sotto il pantalone vi conviene tenerli sempre sotto il pantalone, perché la parte in plastica interna, quella rigida, se avete una carena all'altezza delle gambe chiaramente andrete a rovinarla e graffiarla stringendo con gli stivaletti. Quindi tenete il pantalone sopra, così almeno avete una parte morbida e non vi rovina la carena. Altrimenti, se avete una classica moto da enduro, cross, diciamo dove c'è il telaio lì, non è un problema, il telaio più resistente di quella plastica lì. Ebbene, direi che con questo è tutto. Come ho detto, stivaletti io li adoro, voi non lo so, vedete. Quindi come sempre vi invito a mettere un mi piace e iscrivetevi al mio canale. E con questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!